Ciao ragazzi, oggi torniamo un po' all'antica. Nel video di oggi parleremo di colui il quale è considerato una delle menti più brillanti del XXI secolo. Sto parlando di Elon Musk. Se siete nuovi su questo canale, il mio nome è Mattia e qui parliamo di finanza, di crescita personale, di fatti e personaggi che hanno fatto la storia, di musica, di viaggi e di attualità. Elon Musk è nato a Pretoria, in Sudafrica, il 28 giugno 1971. Ha 3 cittadinanze, sudafricana, canadese e statunitense. Da poco, con un patrimonio stimato di 251 miliardi di dollari, ha superato Jeff Bezos nella classifica degli uomini più ricchi al mondo, stilata ogni anno da Forbes. Può essere considerato una fonte di ispirazione per tutti gli intraprendenti, per tutti quelli che vogliono realizzare qualcosa che vada oltre. Pur essendo consci, come più volte ripetuto dallo stesso Elon, che fare l'imprenditore non è da tutti. È come masticare vetro mentre osservi l'abisso. I suoi genitori sono Maye Alderman, modella e nutrizionista, e Errol Musk, un ingegnere elettromeccanico. All'incirca all'epoca del divorzio dei suoi genitori, quando aveva 10 anni, Musk sviluppò un interesse per i computer. Ha imparato a programmare da autodidatta e a soli 12 anni ha venduto il suo primo software, un videogame da lui creato chiamato Blaster, venduto per $500. Alle elementari, Musk era basso ed introverso ed è stato vittima di bullismo fino all'età di 15 anni, quando poi, esausto, ha imparato a difendersi praticando karate e wrestling. Nel 1988 Musk lasciò il Sudafrica dopo aver ottenuto il passaporto canadese perché si rifiutava di sostenere l'apartheid attraverso il servizio militare obbligatorio e voleva perseguire le maggiori prospettive economiche degli Stati Uniti, dove si trasferì nel 1992 per studiare fisica ed economia all'Università della Pennsylvania. Nell'estate del 1995 Musk si trasferì nella Silicon Valley. Si iscrisse al programma di dottorato in fisica applicata presso l'università di Stanford, ma abbandonò gli studi dopo solo 2 giorni. Kimball Musk, il fratello minore, si era recentemente laureato in economia alla Queen's University e si era recato in California per unirsi a lui. La crescita della popolarità del primo internet, i fratelli decisero di sviluppare una società chiamata Zip2, un'azienda che forniva e concedeva in licenza ai giornali software di guida online delle città. È così che Elon Musk ha iniziato ad entrare nel mondo degli affari, fornendo contenuti per i nuovi siti web sia del New York Times che del Chicago Tribune. Zip2 fu un grande successo ed è stata venduta a Compaq nel 1999 per 307 milioni di dollari e 34 milioni in stock option. Un mese dopo, Musk investe il ricavato di tale vendita per cofondare X.com, una compagnia di servizi finanziari online e di pagamenti via email. Un anno dopo, la società si fonde con Confinity, dando origine alla famosissima PayPal. Nell'ottobre del 2002, quando questa viene acquistata da eBay per 1,5 miliardi di dollari, Elon Musk diventa uno degli imprenditori più famosi al mondo. Quando ha lasciato PayPal, ha fondato, cofondato e o guidato società focalizzate sull'affrontare 3 diversi rischi esistenziali per la sopravvivenza a lungo termine dell'umanità. Rischio climatico, rischio di dipendenza da un singolo pianeta e rischio di obsolescenza della specie umana. Per costruire 2 di queste società, SpaceX e Tesla Motors, ha rischiato tutta la sua fortuna iniziale. Ma andiamo con ordine. Come dicevo, Musk è stato a lungo convinto che affinché l'umanità sopravviva, questa debba diventare una specie interplanetaria. Per questo motivo, nel 2002 ha fondato Space Exploration Technologies, SpaceX. I suoi primi 2 razzi sono stati il Falcon 1, lanciato per la prima volta nel 2006, il più grande Falcon 9, lanciato per la prima volta nel 2010, progettati per costare molto meno dei razzi concorrenti. Un terzo razzo, il Falcon Heavy, lanciato per la prima volta nel 2018, è stato progettato per trasportare in orbita 117.000 libbre, circa 53.000 kg, quasi il doppio del suo più grande concorrente, il Delta IV Heavy della Boeing Company, ad un terzo del costo. SpaceX ha annunciato anche il successore del Falcon 9 e del Falcon Heavy, il sistema Super Heavy Starship. Il primo stadio del razzo Super Heavy, quello che forma la parte inferiore, sarebbe in grado di sollevare 220.000 libbre, circa 100.000 kg, in orbita terrestre. Il secondo stadio, ossia la parte superiore del razzo, è la Starship, una navicella spaziale progettata per fornire un trasporto veloce tra le città sulla Terra e costruire basi sulla Luna e su Marte. Da fuori di testa, SpaceX ha anche sviluppato la navicella spaziale Dragon, che trasporta rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Dragon può trasportare fino a 7 astronauti e nel 2020 ha effettuato un volo con equipaggio che trasportava gli astronauti da
Doug Hurley e Robert Behnken sulla Stazione Spaziale Internazionale. Oltre a essere CEO di SpaceX, Musk è stato anche capo progettista nella costruzione dei razzi Falcon, Dragon e Starship. Ma facciamo un passo indietro. All'inizio degli anni 2000, nell'ottica di perseguire i tre scopi citati prima, Musk era interessato alla possibilità di creare mezzi di trasporto non inquinanti e a propulsione elettrica, le auto elettriche. Nel 2004, i fondatori di Tesla, Martin Eberhard e Mark Tappening, cercavano un investitore principale per la loro società. Da sempre avevano in mente Elon Musk, in quanto l'avevano sentito parlare un paio di anni prima ad un convegno della Mars Society a Stanford, dove Musk aveva presentato il suo progetto di trasportare topi su Marte e avevano avuto l'impressione che ragionasse in maniera un po' diversa rispetto alla media e che avrebbe accolto con interesse la proposta di un'auto elettrica. Nessuno al mondo conosceva meglio di lui l'ambiente dei veicoli elettrici e trovava difficile che due tizi fossero arrivati così lontani senza che lui sentisse parlare del loro lavoro. Ma tant'è, Musk ha finanziato il progetto. Quindi, a differenza di quello che molti credono, Tesla non è stata fondata da Elon Musk, ma finanziata. Nel 2006 Tesla presentò la sua prima auto, la Roadster, che poteva percorrere 245 miglia, 394 km, con una singola carica. A differenza della maggior parte dei veicoli elettrici precedenti, che Musk riteneva noiosi e poco interessanti, questa era un'auto sportiva che poteva andare da 0 a 100 km orari in meno di 4 secondi. Nel 2010, l'offerta pubblica iniziale della società LiPo, se non sapete che cos'è LiPo, andate a riprendere il mio video su Phil Knight e la Nike. Dicevo, nel 2010, l'offerta pubblica iniziale della società ha raccolto circa 226 milioni di dollari. Due anni dopo, Tesla presentò la berlina Model S, acclamata dalla critica automobilistica per le sue prestazioni e il suo design. L'azienda ha ottenuto ulteriori elogi per il suo SUV di lusso Model X, lanciato sul mercato nel 2015. La Model 3, un veicolo meno costoso, è entrata in produzione nel 2017 ed è diventata l'auto elettrica più venduta di tutti i tempi. Nel 2019, poi, è stato presentato un ulteriore modello, la Model Y, una versione crossover della Model 3. Ma non finisce qui. Nell'agosto del 2016, nel continuo sforzo di Musk di sviluppare energia e prodotti sostenibili per una base di consumatori più ampia, Tesla Motors ha annunciato un acquisto di tutte le azioni di Solar City Corporation, una compagnia specializzata in prodotti e servizi legati al fotovoltaico. L'amministratore delegato, nonché cofondatore di questa azienda, era il cugino di Musk, Lyndon Rive. Nell'agosto del 2013, Musk ha pubblicato un progetto preliminare di una nuova forma di trasporto chiamata Hyperloop, un'invenzione che favorirebbe il trasporto pendolare tra le principali città, riducendo drasticamente i tempi di viaggio. Idealmente resistente alle intemperie e alimentato da energia rinnovabile, l'Hyperloop si muoverebbe attraverso una rete di tubi a bassa pressione con velocità che superano i 1126 km orari. Assurdo! Sebbene abbia introdotto l'Hyperloop affermando che sarebbe più sicuro di un aereo o di un treno, con un costo stimato di circa 6 miliardi di dollari, ossia circa un decimo del costo ferroviario di tutta la California, il progetto di Musk ha suscitato un certo scetticismo. In ogni caso, dopo una serie di test e concorsi banditi per convogliare ingegneri da tutto il mondo, nel febbraio del 2022 Hyperloop ha annunciato il licenziamento di metà dei dipendenti e l'abbandono dei progetti di trasporto dei passeggeri per concentrarsi sullo sviluppo del trasporto merci, visto il calo di interesse del pubblico. Chissà se questo progetto vedrà mai la luce in futuro, non possiamo saperlo. Tornando a noi, degno di nota è anche l'interesse di Musk per l'intelligenza artificiale. Poteva mai mancare? Infatti è anche co-presidente dell'associazione no profit OpenAI, una società di ricerca lanciata alla fine del 2015 con la missione dichiarata di far progredire l'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Un anno dopo, nel 2016, Musk ha cofondato un'altra impresa chiamata Neuralink, che intende creare dispositivi da impiantare nel cervello umano e aiutare le persone a fondersi con l'intelligenza artificiale tramite un chip microscopico che si connette tramite Bluetooth ad uno smartphone. Vedete che è andata a pensare? Nel gennaio 2017 ha lanciato anche The Boring Company, una società dedicata alla costruzione di tunnel per ridurre il traffico stradale. Pensate un po', il tutto è nato dall'esigenza di superare i problemi del traffico di Los Angeles e le limitazioni dell'attuale rete di trasporto bidimensionale. Alla fine è una banalità, c'è traffico, facciamo un buco e passiamo sotto la strada. È un genio, cosa gli volete dire? È un genio. In questo video non ho citato la sua vita privata,
e anche lì ce ne sarebbero da dire. Vero Amber Heard? Del suo rapporto con Twitter, chi investe in cripto e in altcoin già sa. Nel libro di Ashley Vance, dedicato appunto all'imprenditore sudafricano, che vi consiglio di leggere, alla domanda che convenienza economica avrebbe l'invio di decine di razzi su Marte, Musk risponde citando una mail inviata anni prima ad un amico, che diceva, tra le altre cose, ho un temperamento ossessivo compulsivo, so essere uno stronzo e faccio sbagli come chiunque altro, ma ho la scorza dura perché ho accumulato molte cicatrici. L'importante per me è vincere, anzi, stracciare gli avversari. Musk non si comporta come gli altri imprenditori, insegue una vocazione personale che è tutt'uno con la sua anima e affonda le radici nelle profondità della sua mente. Ha perseguito obiettivi che hanno motivato non solo se stesso, ma anche il team di persone che ha ingaggiato per lavorare con lui. Che si tratti di un volo interspaziale o di veicoli elettrici, questi obiettivi sono tutti orientati verso il futuro e migliorano notevolmente le condizioni esistenti. Almeno è così come la vedo io. Se vi è piaciuto questo video, come al solito, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e se avete qualche dubbio o curiosità, lasciate un commento. Alla prossima. Ciao. Una mente geniale, incredibile.